Radio Radicale, siamo con la senatrice Tatiana Rojc del Partito Democratico per parlare della situazione in cui versa Trieste, che come sapete è oggetto di una serie di manifestazioni e di proteste che stanno rendendo la vita particolarmente difficile al capoluogo giuliano in quanto sono aumentati i contagi. Questo fine settimana poi qui ci sarà il G20, si temono altre proteste qui a Roma. Allora, è preoccupato per quello che sta succedendo nella sua città? Certo che sono preoccupata, ero molto preoccupata all'inizio perché diciamo che è stato un po' strumentalizzato il ruolo dei portuali e si rischiava veramente l'infarto del porto di Trieste se andavamo avanti con quell'andazzo. Potevamo rischiare veramente di perdere dei posti di lavoro, perché già gli utenti del porto stranieri prendevano altre strade, quindi per noi, voglio dire, il porto dà da mangiare a 10.000 famiglie, non scherziamo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, ovvio che mi fa, come dire, mi fa preoccupare il fatto che aumentino i contagi, perché questo ci fa fare dei passi indietro. I contagi stanno aumentando in maniera esponenziale. E quindi se noi pensiamo che protestare vuol dire non rispettare le regole come tutti noi le rispettiamo, vuol dire la libertà finisce dove comincia la libertà dell'altro. Il contagio è una cosa seria, rende la vita, a prescindere dalla malattia, ma rende la vita molto più difficile e la città ne soffre in questo momento. Mi dispiace molto perché io rispetto tutti i miei concittadini, ma a questo riguardo direi che dobbiamo stare molto attenti al messaggio che si dà, perché non si può pensare di essere in un'anarchia. Le regole sono fatte per preservarci, non certamente per danneggiarci. Senta, vuole dire qualcosa sulle... Allora, c'è stato uno dei principali motori delle manifestazioni che ha detto che si è preso il coronavirus con gli idranti della polizia. Vabbè, insomma... il personaggio è noto, parla di Gesù che non era ebreo, augura cose nefande a illustri personaggi della storia, quindi non merita neanche un commento. Vuol dire che è mosso da una grande ignoranza, nel senso di che ignora le questioni sanitarie, e penso che, ecco, questo è il grande pericolo, che si ascolti persone che non sanno. Sì. Allora, lei definirebbe questa come una protesta di destra e qual è stato l'atteggiamento del sindacato nei confronti di questo tipo di protesta? Ma non credo sia una protesta di destra, è una protesta di persone che non credono in questo tipo di, come dire, di modo di affrontare il virus. Certo, tutti siamo provati da quello che è successo. Il sindacato, una parte dei sindacati ovviamente è stata dalla parte dei protestanti, ma non è che tutti i sindacati hanno reagito alla stessa maniera, anzi direi che il ruolo del sindacato dei portuali è rientrato e che, ahimè, si sia anche spaccato. Quindi chi pensava di portare avanti questo tipo di protesta facendosi, come dire, portavoce di tutto il mondo del lavoro ha sbagliato proprio i conti. E poi io ripeto, mi sento di dire che ci sono molte persone di destra, questo è stato chiaramente qualcosa mosso contro, non per, e questo è il grave danno. Se si pensa che si deve lavorare contro qualcosa, è già sbagliato in partenza. Il personaggio di cui dicevamo prima è ovviamente uno di estrema destra che, insomma, no, ha preso la palla al balzo per farsi reclam, però non è questo il modo per affrontare una emergenza così grave come lo è il Covid. Sappiamo che la Friuli Venezia Giulia è stato molto colpito dai contagi, sappiamo che è stato gestito non sempre nei migliori dei modi, perché si è spinto nei
nel periodo precedente verso una privatizzazione della sanità che deve essere invece pubblica, lo abbiamo visto adesso con queste emergenze, quanto sia importante la sanità pubblica. Quindi colpire un terreno, un tessuto già provato profondamente, vuol dire colpire se stessi e non voler vedere quali siano le prospettive. L'ultima domanda, sono due in realtà. Allora, è successa a Trieste perché Trieste è vicino al confine e sono balzate alla luce le differenze con le regole che esistono in Slovenia, in Croazia, e teme qualcosa per la manifestazione di questi dei prossimi giorni qui? Ma le manifestazioni che sono pilotate, appunto, ripeto, contro qualcosa sono sempre preoccupanti, preoccupano e ci devono far anche, come dire, riflettere sul perché. Ma dall'altra parte non credo abbia un influito, non abbia un peso la vicinanza della Slovenia, dove peraltro l'incidenza dei vaccinati è molto bassa. E la Repubblica di Slovenia, lo dico mio malgrado, da rappresentante della minoranza slovena in Italia, è uno dei paesi più colpiti dal virus. No? Quindi questo. Ci sono state delle grosse proteste a Lubiana, ci sono stati scontri. Certo, grosse proteste, ma che vanno avanti ormai da tempo, ma che sono delle proteste più verso la gestione di un governo che è un governo di centrodestra e che, come dire, si ricollega ai vari Orban e ad altri, come dire, protagonisti della scena europea in questo senso. Bene, la ringrazio per la sua disponibilità, ringrazio la senatrice Tatiana Rojc del Partito Democratico.